Ciao a tutti, oggi in questo video di Xplain 12 mettiamo a confronto lo scenario di default con quello di Simhaven, che è disponibile gratuitamente, è una donna appunto, un progetto, e vi lascerò il link qua sotto, che attraverso le informazioni fornite da OpenStreetMap e da un altro progetto di Microsoft open source, almeno in parte, che mappa gli edifici, quindi le piante degli edifici tramite immagini satellitari con l'intelligenza artificiale, si prefissa Simhaven di fornire uno scenario più realistico, più in linea con la realtà. A destra è quello appunto di Simhaven, a sinistra è il default. Qui, se vedete, appena l'ho guardato io, che sono abito in zona a Milano, ho detto beh, mi sembra decisamente più vicino alla realtà come colori, come impressione. A sinistra c'è sempre nel default una foresta di conifere, come se fossimo in Canada, che per amor del cielo vorrei magari fosse così, però non credo sia così verde. E poi anche i colori, gli edifici, anche la tipologia di edifici, anche se usa penso le ciò che è fornito nelle librerie di Xplain, non aggiunge texture, mi sembra, il progetto. Però è un impatto migliore. Anche i palazzi che adesso stiamo raggiungendo, state vedendo in fondo, in basso, non sono appunto, non usando texture dedicate, o meglio, alcuni edifici unici sono aggiunti per VFR come punti di riferimento. Ad esempio, il Pazzo Unicredit, che sta per scomparire fra poco, è a texture, poi lo si vede anche dopo, successivamente lo rivediamo, a texture di palazzo classico in cemento, mentre in realtà è vetro. E onestamente non so cosa sia meglio, probabilmente va a gusti, però piuttosto che avere una cosa fatta in vetro, ma un palazzo stile americano, stile New York, preferisco almeno le misure, le forme coerenti con la realtà. Poi ci sono altre cose positive. Comunque, anche se vedete, adesso siamo di fronte a noi è come si chiama? Oddio, il ippodromo, se non erro. E ok, non c'è una pista, non c'è niente, ma almeno non è una foresta, perché non è così, quindi. Poi anche mentre Xplain Default è autogenerato, autogen, io credo che sfrutti sì dei dati satellitari, però poi li mette, riempie lo scenario in modo automatico, a meno di alcuni scenari in cui qualcuno ha dedicato del tempo. Mentre Simhaven credo sia fatto in automatico, però sfrutta dati reali e tende a dare un risultato migliore, secondo me. Poi vi lascio giudicare voi e faccio apposta un confronto. E le strade, ci sono vari layer, poi se per caso andate a scaricare, lo conoscete già, sapete che è strutturato in più layer, in più strati, lo scenario di Simhaven. E c'è anche l'ultimo layer, che è quello delle strade, delle cose elettriche, dei cavi. E se avete degli stutter, è quando ho registrato il video, il replay, scusate. Infatti tiene entrambi, sia a sinistra che a destra, lo stesso praticamente. Io il replay l'ho preso quando avevo lo scenario default, quindi a livello di performance, secondo me qua a Milano ad esempio non c'è molta differenza. In alcune città ho notato che c'è qualche impatto maggiore, perché è più denso come una realtà, magari una città, per dire. Però tutto sommato non mi sembra, rispetto a quello di default, quantomeno non è molta differenza. Adesso ripassando a Porta Garibaldi, Porta Nuova, i palazzi sotto. Questa qui è la stazione centrale. C'è qualche bug, qualche difetto anche in Simhaven sulla superficie, non capisco. Però mettono, tramite penso OpenStreetMap, mettono, identificano i punti chiave come stazioni e mettono un sempre lo stesso magari, quindi non è una stazione centrale, non è fotorealistica, però
più, è un punto di riferimento maggiore, migliore. Anche le chiese, ho visto che sono messe i punti corretti, non texture. E prima forse, no, sicuramente non l'ho commentato, ma sono passati al Duomo, e a sinistra in Explain non c'era nulla, c'era uno spazio vuoto, mentre Simeven, in questo caso un oggetto unico, c'era una texture del Duomo effettiva. Poi qui sembra il nodo stradale qua sotto che sia migliore, ma in realtà credo soltanto meno coperto da piante. E qua stiamo avvicinando all'aeroporto di Linate, e quindi nel complesso io preferisco Simeven come scenario. Non perde nulla di quello originale, ma aggiunge soltanto fedeltà. Non è fotorealistico neanche questo, ma molto valido. Anche qui c'è qualche aggiunta di edificio, se vedete, nei pressi di Linate. Non so se è corretto o meno, però non ho presente. Comunque, ripeto, gli alberi soprattutto, che anche questo è un qualcosa che è gestito dallo scenario, mi sembrano più attinenti alla realtà, perché non è che fa sparire le foreste in generale, però quando ci sono. Ora invece siamo a Venezia, Venezia Lido, l'aeroporto, porto di Erba, e diciamo che qui è Venezia, vedrete che è una cosa, non c'è paragone. Se Milano uno può dire, ma non lo so, non mi convince, ma con questo vedete proprio la differenza. Comunque Simeven scopre tutto il mondo, cioè tutti i continenti, e per ora ho viaggiato un po' in Europa. Molto apprezzabile, sono curioso di vedere anche gli altri continenti come sono. Allora, qua innanzitutto vediamo già l'aggiunta di, adesso userò un termine a caso, però a Venezia sono tutte i pali, diciamo, impiantati per evitare, immagino, per guidare la navigazione. Adesso ci avranno un nome specifico che non so, mi dispiace. E già questa è un'aggiunta interessante, carina. Ma se poi adesso andiamo a vedere già adesso a sinistra, sull'isola di sinistra, vedete che ci sono degli edifici, mentre in Explain Default è il deserto. Qua a destra invece c'erano entrambi gli edifici. Anche qui sono meno alberi, non saprei dire se è più attinente alla realtà, ma anche come sono posizionati gli edifici e il tipologia di edifici mi sembra più coerente con quello di Simeven. Stiamo prendendo un po' larga, passeremo da a Burano quando, dopo la virata, vedete sempre i pali di legno a destra in Simeven, un'aggiunta carina. Qua ad esempio un porticciolo, un porto anche, anzi Simeven che a Explain Default non ha. Iniziamo la virata. Diciamo che le coste non sono migliorate, come sono sempre dei cose un po' netti, limiti un po' netti, però vabbè. Guardate ad esempio già Murano e Burano, scusate, dovrebbe essere. A sinistra è deserto selvatico, a destra abbiamo effettivamente edifici, un porticciolo, e cioè, secondo me già qui non c'è paragone.
Verso una chiesetta sulla punta lì. E stiamo tornando verso Venezia, così passeremo sopra. E già, secondo me già mi ricordo di essere stato a Venezia, dico in X-Plane come default in passato, e ci ero rimasto un po' male onestamente, perché sembra disabitata, sembra la versione di Venezia di quando, non so, prima dell'insediamento di civiltà, non capisco. A destra adesso dovremmo avvicinarci a Murano, se non erro, spero di non sbagliare, nel caso perdonatemi. E anche qui X-Plane default deserto, come vedete Simeven ha piante, edifici, e non c'è paragone, cioè proprio un'altra storia. E adesso stiamo avvicinando a Venezia vera e propria, e potete capire, non c'è bisogno di molti commenti, però vedete che sembra una città vera, sembra Venezia. Ci sono anche degli edifici unici, come la chiesa Basilica di San Marco, Palazzo Ducale, il campanile, e anche sull'isola della Giudecca c'è la chiesa che adesso sta per scomparire. E certo l'acqua è la stessa, però a destra sembra Venezia, a sinistra sembra una qualunque isola, gruppo di isole, potrebbe essere anche in Canada per quello che potrei vedere. Questo edificio non so con questa punta così con cosa mi sfugge, però probabilmente reale. Veramente le texture, se non a meno che proprio una cosa specifica, non sono come per il palazzo che dicevo prima a Porta Garibaldi Milano, che la forma è, forse dal video non si vedeva, però se per caso andrete a vedere, volare in zona, la forma è molto molto simile al reale, cioè la punta che sale, però fatta con texture di palazzi di cemento, quindi stona un po', però onestamente, che poi è un po' quello che servirebbe per navigazione VFR, avere punti di riferimento. Certo non è piacevole come può essere qualunque altro, anche simulatore di volo magari, ma dal mio punto di vista, essendo un add-on gratuito, è una cosa da avere. Ora stiamo andando un attimo verso Venezia, anche qui vedete dunque le industrie, i quartieri, sembrano più veri, sembrano più italiani anche, non so come dire, non so se è la mia impressione, però. Altro parabello aperto. Qua gli stutter di nuovo sono quando del replay stesso, purtroppo, quindi non c'entra molto lo scenario default o meno. Adesso passiamo sopra il ponte, diciamo, ferroviario per le auto che va verso Venezia, diciamo, parte storica, e facciamo un altro sorvolo della città. Una stazione. Sulle stazioni non so, è un problema, non so se forse il terreno non è il massimo, non lo so,
Anche il colore degli edifici, ma che a sinistra non ci sono edifici praticamente, quindi poco confronto. Ci sono anche molti monumenti unici con texture vera. Passiamo sopra Venezia Lido. C'è un artefatto a sinistra, ma è in entrambi, quindi se proprio penso proprio ai dati del terreno, c'è una voragine nel mare davanti a sinistra. E niente, questo è un confronto di queste due città. Penso di farne altri con altre città italiane, europee. Ci penso un po' su cosa, magari anche cosa mi stupisce, cosa vorrei farvi vedere, come esempio Venezia, che secondo me è fantastico la differenza. E anche in giro per il mondo, comunque, qualche città interessante. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.